Buongiorno, mi chiamo Cattaneo Giovanni, sono il curatore di questo piccolo museo della Scuola Carducci di Legnano e adesso andremo a presentare questo museo dopo aver visto i sotterranei della scuola. Nella prima sala a destra troviamo la ricostruzione di un'aula così com'era negli anni 40-50. Il materiale è stato trovato nelle cantine, nei sotterranei, ed è stato messo ordinatamente in questa aula, che una volta era la casa dell'abitazione del custode. In questo ambiente troviamo degli effetti piuttosto tipici di quegli anni 40-50, soprattutto dell'era fascista, con alcune cartine molto antiche che riguardano l'Italia del 1870, una vecchia lavagna, la scrivania con i vecchi registri e soprattutto vediamo sul muro dei quadri con le vecchie pagelle dell'era fascista, con alcune fotografie che ritraggono gli alunni dell'epoca e materiale con cui loro diciamo, lavoravano sui banchi. I banchi particolarmente sono quelli che sono stati trovati nelle cantine e sono veramente un reperto piuttosto antico di quegli anni. Abbiamo anche dei quaderni e delle cartelle in cartone addirittura. Così come si usava all'epoca. Alcuni libri e alcuni libri dell'epoca tipici dove si vede chiaramente come diciamo, il regime istruiva i ragazzi fin da piccoli attraverso le immagini, attraverso la storia raccontata. In quest'aula invece sono stati raccolti reperti che riguardano principalmente la Prima Guerra Mondiale, almeno sulla sinistra. Abbiamo un armadio dove sono stati raccolti alcuni reperti della Prima e anche della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo, la cosa più importante di quest'aula è quella dedicata proprio al fatto che nel 1918 questa scuola è diventata un ospedale militare, inizialmente per i militari italiani, successivamente ha ospitato prigionieri di guerra austro-ungarici. Sulla destra noi vediamo l'emblema della Croce Rossa e alcune fotografie che ritraggono i soldati, i prigionieri che erano stati ricoverati proprio in questo edificio. Molti morirono di complicazioni dovute all'epidemia chiamata spagnola. Sulla sinistra, in questo momento inquadrato, vediamo una vecchia sirena trovata sul tetto della scuola, scambiata inizialmente per un conigliolo, ma in effetti una sirena di allarme. Questa sirena di allarme era quella che veniva attivata quando c'erano gli allarmi del comune di Legnano che lanciava la sirena principale, di conseguenza tutte le altre scuole le attivavano per far sì che gli insegnanti e scolari si rifugiassero nei sotterranei della scuola stessa. Proseguendo sulla successiva saletta, abbiamo sulla sinistra una serie di materiali tipici casalinghi della cucina di una volta, con alcuni oggetti tipici, principalmente oggetti dedicati alla cura della casa. Sulla destra invece, a destra, questa parete è stata dedicata alla Resistenza e al periodo della Liberazione. Perché? Perché in questo edificio, occupato inizialmente nella fine della guerra da reparti dell'aviazione militare, della Regia Aviazione Militare,
successivamente fu sede della Brigata Garibaldi. Brigata Garibaldi che libera Legnano il 25 aprile del 45 e sempre in questo edificio vengono imprigionati alcune personalità del fascio dell'epoca e proprio nelle cantine che abbiamo visto precedentemente nei sotterranei. Queste cantine adibite a prigione e successivamente la scuola stessa adibita a tribunale speciale, ovviamente irregolare, ma in un clima di guerra civile. Tutte le persone che poi furono portate qua, alcune di queste furono portate presso l'attuale piazza Don Sturzo, che una volta era chiamata piazza del mercato, e comunque da quel punto furono fucilati quelli che erano stati considerati i fascisti che avevano commesso dei crimini nei confronti della popolazione e dei partigiani. Nella successiva saletta sono stati raccolti alcuni giocattoli appartenuti ai bambini di varie epoche, soprattutto nell'epoca 40-50. Raccontano un pochettino come si giocava una volta, cioè sono giochi che oggi non sono più considerati, non sono più conosciuti dai tempi moderni, però proprio per quello sono curiosi, perché ci sono alcuni oggetti che abbastanza rari, che non più trovabili facilmente se non nelle cantine di qualche casa. Abbiamo anche una piccola ricostruzione di una casa tipo quelle moderne delle Barbie, e un piccolo teatrino, e ancora più girando verso destra, qua su questa parete abbiamo una vecchia macchina da cucire, alcuni ferri da stiro che non erano elettrici ma venivano scaldati sulla stufa economica, e quindi servivano per stirare la biancheria, un tombolo e altri vari oggetti, compreso anche un ricamo molto, molto antico del 1889.